Buonasera a tutti, io sono uno dei partner di Adam Nelson, che è uno studio legale basato a Londra, che fa parte del gruppo Aschieri. Mi sono qualificato in Inghilterra veramente parecchi anni fa, più di 10, come avvocato inglese, sono un solicitor e il seminario di oggi sarà a proposito delle basi del diritto contrattuale inglese. E ovviamente sulla prima slide ci sono i nostri contatti e le informazioni generali, diciamo, di questo seminario. Questo seminario, le slide, la mia versione sono in inglese, perché onestamente a me rimane più facile. Parto anche dal presupposto che comunque spero e immagino che la maggior parte delle persone che seguono il seminario abbiano una conoscenza del diritto inglese. Comunque io ovviamente non parlerò l'inglese e tradurrò la maggior parte delle informazioni che ci sono sulle slide. E eventualmente, se qualcuno ha delle domande ulteriori, potete sicuramente contattare Aschieri Academy e possiamo vedere delle domande singole o delle questioni singole. Una parte diciamo, del contratto di base inglese è simile, diciamo, al contratto di diritto, come dire, europeo, dovrei dire adesso, e del diritto che funziona sulla base del codice civile. Ci sono comunque delle differenze. Iniziamo a considerare che cosa sono gli elementi principali di un contratto inglese. Ci sono tre elementi principali, che sono l'offerta, l'accettazione. E una cosa che diciamo, non è un po' più difficile da tradurre sarebbe qualcosa simile al sinallagma, che in inglese si chiama consideration. Ci sono anche degli elementi secondari che sono simili anche questi al diritto di codice civile, che è l'intenzione di avere un rapporto legale, intention of legally bound. E cinque, il fatto che i termini, diciamo, che l'accordo abbia degli elementi di certezza, che non sia, diciamo, troppo confuso, e se in caso ovviamente fosse troppo confuso, non potrebbe essere un contratto valido. Un contratto inglese, come un contratto di diritto civile, non deve essere per forza per iscritto. Una cosa che capita spessissimo in Inghilterra è che i contratti di lavoro, specialmente quando inizi a lavorare per esempio nei ristoranti o nei coffee shop o anche, diciamo, in delle aziende medio-piccole che non hanno veramente un dipartimento di risorse umane, di HR, inizi sulla base, diciamo, degli accordi che hai avuto per email quando ti hanno offerto il lavoro. Quindi è comune che in Inghilterra si inizi a lavorare senza aver firmato un contratto scritto. Se è questo il caso, e succede, quello che hai è un contratto, un accordo orale, che per tutto quello che non ci si è accordati specificamente, avrà le condizioni minime. Si chiamano statutory, che sono, diciamo, dettate dalla legislazione inglese del diritto del lavoro. Un'altra questione abbastanza importante, che comunque rende di diverso il diritto contrattuale inglese, è che non c'è una normativa specifica. Quello che intendo è che non c'è una legge o una parte del codice civile, ovviamente non essendoci. Il codice civile in Inghilterra non è un sistema legale su cui su cui ha le basi su un codice. E quindi non c'è una legge specifica che definisce cos'è il contratto. E una maggior parte dei concetti di base del contratto è case law, che sostanzialmente sarebbe sentenze, anche molto, molto vecchie, che in Inghilterra hanno efficacia di legge. In generale, tutte le sentenze in Inghilterra, specialmente delle corti superiori,
hanno efficacia di legge e per questo si chiama appunto case law. Un esempio di un caso che vi assicuro si studia all'università al primo anno di legge è il caso di Carlyle v. Kolmorgens-Volbo. Questo qui è un caso che è citato spesso in tutti i libri di testo e nei corsi universitari di contract law in Inghilterra e in generale in tutti i paesi di common law, perché definisce che cos'è quali sono gli elementi base di un contratto. Questo caso particolare aveva a che fare per un trattamento per curare l'influenza, e questo caso è del fine 800, quindi in pieno periodo vittoriano. Questo rimedio per influenza era pubblicizzato sui giornali, definito come una carbolic smokeball. Sostanzialmente era un'ampolla che strizzavi, dentro l'ampolla c'era acido carbolico e l'acido carbolico produceva un vapore che strizzando questa specie di pompetta di plastica attraverso un tubicino, questo vapore ti arrivava nel naso. E il concetto e l'idea era che l'applicazione, diciamo, di questo vapore ti avrebbe aiutato a non far prendere l'influenza. Ovviamente in quel periodo girava un'influenza diciamo, ha dei riferimenti a quello che sta succedendo adesso, in un certo senso, molto pericolosa che ha ucciso parecchie persone. E quindi comunque c'era abbastanza interesse nel pubblico in questo tipo di rimedio. Il produttore di questa Carbolic Smokeball ha messo appunto una pubblicità sui giornali e la pubblicità diceva che i compratori che utilizzavano questa Smokeball e che successivamente avessero preso l'influenza come rimborso, per il fatto di dimostrare che comunque questo rimedio era super efficace, avrebbero avuto 100 pound. 100 pound era una cifra veramente, veramente molto importante a quei tempi. La signora Carlyle comprò appunto questa Smokeball e la utilizzò per un periodo, ma non funzionò e infatti successivamente si prese l'influenza. Il marito della signora Carlyle era un avvocato e appunto fece causa al produttore di questa Smokeball. Questo è un caso addirittura che arrivò in corte d'appello e stiamo parlando, come dicevo, di fine 800. E la compagnia che produceva a quel momento la Smokeball è stata considerata vincolata, bound da questo accordo, da questa pubblicità, perché è stata considerata dalla Corte d'Appello che la pubblicità nel giornale era un'offerta che il compratore aveva accettato una volta che avesse iniziato a utilizzare la Smokeball e quindi si aveva un contratto. In questo caso particolare, la signora Carlyle appunto vinse la causa e fu pagata questi 100 pound. Passiamo alla prossima slide, dove parliamo della definizione di un'offerta, di che cos'è un'offerta. Un'offerta è un'espressione di volontà di entrare in un contratto a dei termini specifici. Per esempio, questo qui è riferimento quando si inizia a negoziare con compagnie inglesi o anglosassoni. Normalmente loro ti mandano sempre un documento che sono le terms and conditions. Quando ti mandano questo documento, che spesso è un PDF, intendono che qualsiasi ordine fai con loro è soggetto all'accettazione delle loro terms and conditions. È una procedura, diciamo, che succede anche ovviamente in Europa. L'offerta deve essere fatta da una parte, che ha un nome specifico in diritto inglese che si chiama l'offeror,
con l'intenzione che se l'offerta è accettata, e deve essere accettata per avere un contratto, le due parti saranno vincolate da un contratto. Una cosa che invece è comunque una differenza è la definizione di quello che è un invitation to treat. Un invitation to treat in questo caso particolare è considerata quando, per esempio, nel diritto inglese si mettono nel supermercato gli oggetti su uno scaffale. In quel caso particolare, dal punto di vista legale, quando gli oggetti sullo scaffale non sono un'offerta, è un invito a comprare delle cose. Quindi, per esempio, gli oggetti sullo scaffale non è considerato un'offerta, quindi sostanzialmente il contratto si perfeziona con il pagamento alla cassa, ma non prima. Ovviamente, se c'è una controfferta, la controfferta estingue ogni valore legale dell'offerta iniziale. Quindi, sostanzialmente, se una persona ti offre un bene o un servizio per una cifra particolare e tu negozi e chiedi o uno sconto o una correzione o una controfferta, in questo caso particolare la tua controfferta diventa l'offerta, quindi la tua controfferta deve essere accettata dalla controparte per avere un contratto vincolante. L'accettazione è l'altro lato della negoziazione, è un accordo dei termini contrattuali dell'offerta. L'accettazione deve essere finale, definitiva e non deve avere delle condizioni. L'accettazione deve rispecchiare MIRP, l'offerta originale e ovviamente deve essere comunicata all'altra parte. Il concetto è che comunque un'accettazione che non è comunicata non è la vera accettazione, quindi sostanzialmente non si può, dal punto di vista legale inglese, non si può iniziare realmente a portare avanti un contratto se l'offerta non è mai stata formalmente accettata. La consideration è qualcosa che assomiglia al sinallagma del diritto civile, ma non è proprio ugualissima, non è proprio la stessa cosa. La consideration è appunto considerata come qualcosa che ha un valore monetario e che è scambiata contro una performance, quindi non si parla di performance under contract, nel senso un'attività, il fatto che il contratto ci sia qualcosa da fare, oppure una promessa di fare qualcosa, quindi anche la promessa futura di fare qualcosa è comunque sufficiente per essere uno scambio. Quello che per esempio in Inghilterra spesso dà problemi è che la consideration è un concetto un pochino relativo e se non riesci a dargli un valore legale non può essere considerata consideration. Quindi sostanzialmente un vantaggio che non sia riconducibile a un vantaggio economico potrebbe dare dei problemi perché potrebbe non essere consideration e se non hai consideration non hai un contratto. Questa è la ragione per cui spesso, come vediamo per esempio nei film, si hanno dei contratti che valgono un pound o un centesimo o un cent quando si parla di diritto americano, perché un valore monetario anche bassissimo, microscopico, è sufficiente a considerarlo consideration. Se non ci fosse lo scambio di denaro, ci potrebbe essere un problema perché non si avrebbe un contratto. Per esempio, io prometto di darti la mia macchina gratuitamente, quindi non ho nessun rientro economico. Perché tu vuoi andare a fare un'intervista di lavoro a Birmingham. Quindi, se io cambio idea e rompo la mia promessa,
E tu hai perso il lavoro della tua vita, dove, che ne so, ti avrebbero dato uno stipendio fantastico e delle condizioni eccezionali che non potrai mai più avere, per esempio. Non puoi avere un'azione legale, non puoi andare in tribunale e citarmi su per violazione contrattuale, perché non essendoci consideration, visto che comunque io non ho avuto nessun pagamento, non ci ho guadagnato niente per prestarti la macchina, non ci può essere un contratto legale. Questo è ancora più rilevante quando succede che alcune aziende o alcune entità offrono beni o servizi gratuitamente per un periodo, che ne so, X. Il punto è che se per esempio qualcuno ti sta vendendo un servizio di consulenza, un servizio di supporto, ti sta vendendo qualcosa gratuitamente, non hai un contratto. Quindi è parecchio difficile per te accusarli di averti dato dei servizi fallati o di aver fatto qualche tipo di violazione dell'accordo, visto che comunque c'è il rischio che l'accordo non sia mai stato esistente dal punto di vista del diritto inglese. Passo alla prossima slide, sempre a proposito della consideration. La consideration non deve essere adeguata, come dicevamo prima, o non deve essere di valore uguale a quello che è scambiato tra le parti. Ma la performance, l'attività, quello che si fa, ovviamente deve essere legale. È come se ci fosse un oggetto contrattuale illegale che comunque renderebbe il contratto invalido, quello anche, diciamo, nel diritto civile. Questo è un concetto, diciamo, di diritto latino. Un contratto commerciale senza una valida, che sia valuable e legal, consideration è invalido e ha un nome specifico nel diritto inglese, si chiama, con nome latino, nudum pactum, che è un contratto, diciamo, nudo, e governato dalla massima latina, per cui sostanzialmente da un nudum pactum non hai un'azione legale, non c'è una possibilità di portare un'azione legale se hai un contratto nudo. Un contratto nudo è un contratto che non ha consideration. Un altro elemento da considerare sempre nel diritto contrattuale, diciamo, queste sono le basics, l'intenzione di essere vincolato legalmente. Quindi le due parti devono avere l'intenzione che il loro accordo sia un vincolo legale, e questo accordo avrà delle conseguenze legali sia dal punto della performance, dal punto di cosa si farà, e sia dal punto di vista se c'è un problema, se ci sono delle violazioni contrattuali. Per esempio, se mia madre mi dice che posso vivere in una delle sue case, ammettendo che mia madre ce ne avesse più di una, normalmente non è considerato un contratto legalmente vincolante, binding, perché nel diritto inglese gli accordi sociali e gli accordi tra famiglia sono presunti, in generale non vincolanti dal punto di vista legale. Quindi teoricamente, anche se ci fosse uno scambio di denaro, che ne so, se per esempio io pagassi le bollette, c'è anche il rischio che diciamo, non avrei nessun tipo di diritto accumulato sul mio affitto, diciamo. Che mentre invece probabilmente per il diritto italiano sarebbe un pochino diverso, e accumuleresti comunque i diritti di una persona che sta occupando un immobile. Quindi la regola generale quando si parla di diritto inglese è quando ricevi dei prestiti da amici o da famiglia, c'è il rischio che se sia un accordo sociale non sia vincolante. E quindi sostanzialmente è parecchio più complicato per riavere i soldi indietro.
La prossima slide è a proposito di cosa succede quando si chiude un contratto. Alcune di queste cose sono simili. Il contratto finisce per expiration, quando finisce il termine. Questo qui è una cosa che in Inghilterra è abbastanza comune e non succede tantissimo, almeno nella mia esperienza quando vivevo in Italia, perché per esempio un contratto a termine fisso per 12 mesi, per esempio qui in Inghilterra i contratti in palestra, quando si facevano, adesso ovviamente le palestre sono quasi tutte chiuse, erano di 12 mesi. Ovviamente questo vuol dire che paghi anche se non usi il contratto e non usi la palestra, ma non ne puoi uscire. Spesso questi contratti non hanno delle clausole che ti permettono di uscirne prima della scadenza. Se hai un contratto di 12 mesi, in Inghilterra è un contratto che vale per 12 mesi, devi pagare 12 mesi. Se vuoi uscire, devi pagare i mesi che mancano. Questa è una cosa che succede abbastanza comunemente, anzi, in realtà è lo standard, quando firmi dei contratti che possono avere delle durate di 3-5 anni. I contratti, per esempio, di affitto standard in Inghilterra di una casa sono almeno di un anno, e se non hai negoziato all'inizio la possibilità di uscire dal contratto, tu puoi uscire dal contratto sostanzialmente solo alla fine del periodo. Quindi se devi cambiare casa o se per esempio la casa non ti piace, ne puoi uscire solo alla fine del periodo contrattuale, che normalmente è di un anno. E questo in alcuni casi, specialmente per alcuni dei nostri clienti italiani, genera un po' di problemi perché non sono abituati a questa idea, al fatto che sei bloccato per un anno. Ovviamente una delle altre ragioni di chiusura del contratto è in caso di violazione, è una breach. E questo qui è in caso di performance difettiva o di fallimento. Passiamo alla prossima slide. Un altro elemento, diciamo, che è rilevante in caso di chiusura contrattuale è la misrepresentation, è quando una persona ti mente a proposito degli accordi che sono nel contratto. Quello che succede in Inghilterra e che è abbastanza comune e che può generare problemi è che nel contratto stesso che vai a firmare o che magari sta nelle terms and conditions che ti mandano in PDF e magari non hai letto tanto bene, è che c'è una clausola che si chiama è una clausola standard che si chiama un entire agreement clause. Questa clausola dice che tutto quello che è l'accordo contrattuale è nel documento del contratto o è nel terms and condition. Quindi questo vuol dire che tutto quello che ti hanno detto quando hai parlato con l'ufficio vendita o quando hai negoziato con il manager di riferimento, se non sta nel contratto, non esiste e non è vincolante e non è parte dell'accordo. Quindi, dal punto di vista pratico, se qualcuno dei vostri clienti va a negoziare un contratto di diritto inglese dove il venditore promette delle cose e se poi queste cose non sono riportate nell'accordo stesso, c'è il rischio molto reale che queste cose non siano mai state incluse e che non siano mai state promesse. Quindi, se ti dicono ti diamo A, B e C per questa cifra, ma nel contratto c'è scritto solo, cercheremo di darti solo A e B, e non si parla più di questo, del terzo elemento che tu eri sicuro fosse incluso, se non è incluso nel contratto, nel documento stesso, è molto probabile che non lo hai comprato e che loro non hanno nessun obbligo di dartelo. In Inghilterra è anche abbastanza forte il principio anche questo diciamo di diritto latino, che è dell'emptor caveat. Questo vuol dire che, specialmente in accordi commerciali, se tu compri una casa in un'area che è inondata,
se compri un oggetto o un macchinario che per qualche ragione non è adatto all'uso che ne vuoi fare, il problema ricade su di te. Sei tu che avresti dovuto controllare queste cose. Per esempio, in un caso in cui tu vai a acquistare un'azienda, diciamo un classico caso, un ristorante che sta funzionando. Se durante la procedura tu non hai fatto nessun tipo di controllo sullo stato del ristorante stesso, e se dopo 6 mesi che hai iniziato ti arriva una lettera del comune che dice che tutto l'impianto di aerazione del ristorante non è a norma, il rischio principale è che tu non hai un'azione legale contro chi te l'ha venduto, perché si parte dal presupposto che eri tu che avessi dovuto fare i controlli e vedere che non c'erano problemi in quello che stavi comprando. E succede, non è una cosa, diciamo, solo teorica. Il fatto di, diciamo, di negoziare in buona fede è molto meno importante nel diritto inglese che nel diritto italiano. Anche perché non c'è realmente un obbligo di negoziare in buona fede, non esiste, diciamo, nel diritto inglese. E è difficilissimo che un giudice lo considera contro una controparte, a meno che ovviamente non ci sia una clausola specifica, perché ci sono, e ovviamente si può includere. Un elemento da considerare è che usare del contratto, questo qui è un meccanismo molto simile a quello, diciamo, anche del diritto continentale, è il calcolo dei danni. I danni sono definiti sulla base del fatto che la controparte che ha sofferto una violazione può recuperare i danni, quindi un pagamento. I danni compensano il mancato risultato, diciamo, del contratto, e sta alla parte danneggiata a provare la quantità dei danni. Non c'è un sistema standard, può utilizzare vari meccanismi di calcolo, basta che comunque rientri, diciamo, nelle linee guida generali, che sono, per esempio, che il loss, la perdita di opportunità non può essere troppo remota, quindi non ci sono, diciamo, dei limiti di ragionevolezza, nel senso, se tu per il fatto che il tuo computer si rompa, che la tua connessione internet si rompa, hai perso una telefonata che ti avrebbe portato un lavoro fantastico, probabilmente questo rischio è considerato troppo remoto perché ci sono troppi passaggi di mezzo. È vero che hai perso la telefonata, però non puoi comunque accusare la persona che ti dava il servizio, diciamo, di telefono, di un danno successivo, perché questo danno è troppo remoto rispetto a quello, diciamo, che è l'obiettivo, l'accordo del contratto iniziale. Il principio di calcolo dei danni è di, questo è molto simile, di mettere la parte danneggiata nella posizione che avrebbe avuto se il contratto fosse stato concluso. I danni morali che in altre giurisdizioni sono considerati, comunque è una cosa di cui si può discutere, in Inghilterra è rarissimo che li considerino. In Inghilterra sono considerati principalmente i danni economici, in base a come li puoi provare, o a come riesci a provarli, o come riesci a convincere il giudice, ma i danni morali, diciamo, dello stress che ti ha causato la violazione contrattuale, in Inghilterra sono raramente pagati e pagabili. Un altro elemento da considerare quando si preparano dei contratti o quando si analizzano dei contratti che magari ci portano dei clienti sono le exemption clauses. Le exemption clauses sono le clausole che spesso hanno veramente delle. Sono scritti in un modo veramente standard. Parlavamo delle clausole di esclusioni. Le clausole di esclusioni normalmente devono essere
considerate ragionevoli, specialmente le clausole di non competizione, parlo in questo caso particolare delle negoziazioni, per esempio, dei contratti di lavoro, spesso, o di consulenza, e clausole che limitano i danni. La regola generale è che devono essere ragionevoli, nel senso non possono essere, non, un giudice inglese non considererà ragionevole che comunque una controparte si azzeri completamente la propria responsabilità contrattuale. Però azzerare completamente una cosa, ma ridurla molto è una possibilità. Quindi, quando si tratta di negoziare un contratto, veramente state attenti a queste clausole che spesso sono presenti e che potrebbero ridurre di molto la responsabilità della controparte. In caso di consumatori, quando per esempio c'è una compagnia, un'entità che vende un servizio e un consumatore che lo compra, e ovviamente non siamo in un caso di business to business, in questo caso i consumatori hanno una protezione aggiuntiva che è una normativa che si chiama le Unfair Terms Regulation, che è del 1999. Però questo è solo per i consumatori, dicevamo, e questo vale se la clausola, il term, che sostanzialmente è una clausola, è considerata unfair, ingiusta e quindi illegale, quando causa uno sbilanciamento significante tra l'obbligazione delle parti e danneggia i consumatori. Se questa clausola è considerata sbilanciata e danneggiante per il consumatore, è illegale e quindi diciamo, non esiste più, non ha valore legale. Questo qui, come dicevamo, però, è rilevante solo quando una delle controparti è un consumatore. Se le due controparti sono dei business, gli standard sono molto molto più bassi e c'è il rischio che una clausola di limitazione di responsabilità in caso di violazione che sia molto stretta, è possibile che sia considerata legale. Perché in caso di negoziazioni tra controparti che sono tutte e due business, lo standard è diverso perché si parte dal presupposto che sei meno debole e che magari anche se c'è un contratto che per qualche ragione non ti avvantaggia su tutti i sensi, forse l'hai fatto perché vuoi entrare in un mercato o perché hai voluto prendere cliente o perché c'è una ragione, diciamo, al di là diciamo, di quello che c'è semplicemente scritto nel contratto. Quindi in caso di business to business gli standard sono diversi e sono molto più bassi. Dal punto di vista pratico, che è quello che sostanzialmente diciamo ai nostri clienti tutto il tempo, quando andiamo a analizzare delle negoziazioni che si cristallizzano in dei contratti, è quando sei tu a negoziare. E non negozi ovviamente con uno studio legale, perché ovviamente non tutti i business chiamano uno studio legale o un consulente per qualsiasi tipo di negoziazione. E quello che consigliamo è di produrre e di avere dal tuo lato dei terms and conditions standard che tu mandi per email quando un nuovo cliente ti contatta e ti chiede un preventivo. Quindi mandi il preventivo e un documento che si chiama terms and conditions. E in Inghilterra è molto comune. O te lo mandano per email oppure ti rimandano al loro sito internet dove ci sono le terms and conditions aggiornate. Queste terms and conditions le puoi ovviamente far fare da un avvocato, da uno studio legale, oppure in alcuni casi le puoi trovare da internet, ci sono dei formulari che comunque hanno dei prezzi molto molto ragionevoli. Chiaramente le devi leggere e devi capire che cosa c'è nel documento, non tagliarle e incollarle e basta. Devi cancellare quello che non è applicabile e lo devi eventualmente un pochino adattare a quello che succede in pratica. Devi chiarire quando mandi in preventivo che stai lavorando
sulla base delle tue terms and conditions che hai mandato al cliente, e a quel punto ti dà una protezione sicuramente più importante di avere uno scambio di mail che poi in effetti non potrebbe avere, potrebbe essere pieno di buchi. Ecco. Un altro tip pratico è di ovviamente leggere i contratti e la documentazione, anche se sono noiosi e che in effetti in alcuni casi, sfortunatamente, alcuni business o alcune persone, anche che hanno parecchia esperienza, non li leggono perché pensano, diciamo, che comunque è già tutto discusso e questo normalmente genera problemi. Leggi la documentazione, chiedi spiegazioni. Se c'è qualcosa che non funziona, chiedi correzioni, perché se c'è una serie di mail che chiarifica una clausola, è possibile che in qualche caso particolare un giudice ti permetta di usarla se la clausola non è sufficientemente chiara, solo però se la clausola non è sufficientemente chiara. Allora, ci chiedono qual è la riflessione di partenza per cui in un sistema di common law è ritenuto pienamente vincolante un contratto con un corrispettivo di un solo pound, cosa che in un sistema di civil law potrebbe essere ritenuto opinabile. In realtà non, l'accumulazione di sentenze a proposito che non sono mai state cambiate. È un po' la stranezza, diciamo, di come funziona il common law. Nella definizione di che cos'è un contratto inglese, si fa riferimento ad alcune sentenze che, come dicevo, alcune sono molto, molto, molto vecchie, e visto che non, questo concetto è stato presentato probabilmente più di qualche volta, più di 100 anni fa, credo, sì, e non è mai stato cambiato, quindi è rimasto, come dire, cristallizzato e rimane parte, diciamo, della dottrina. E al momento questo qui è lo stato di fatto del diritto inglese, un contratto che dà delle obbligazioni anche sproporzionate per un pound, è probabile che sia considerato un contratto legale. Mentre un contratto che non ha uno scambio di valore monetario, ma che per qualche ragione, che ne so, ti potrebbe aiutare per visibilità o marketing o ragioni personali, dove tu avresti un vantaggio indiretto, c'è il rischio che non sia considerato un contratto perché non c'è uno scambio materiale di qualcosa, sostanzialmente di soldi, di denaro. Grazie. Poi c'è È un po' lo un'altra stato di domanda. fatto. C'è un'altra domanda che è appena arrivata, in cui ci dicono: potrebbe essere interessante comprendere la differenza tra causa e oggetto del contratto e consideration. Allora, sono due cose diverse dal punto di vista del diritto inglese. La consideration è il terzo elemento di base che deve essere presente. Se non c'è consideration, puoi anche avere una causa legale, un oggetto contrattuale legale, ma se non c'è uno scambio di valore, non è un contratto. Quindi, a mio parere, sono, come dire, a due livelli di importanza. La consideration ci deve essere e deve essere presente. Un contratto senza consideration non è un contratto. E succede spesso, diciamo, che in sede giudiziale si prova ad uscire da un'azione legale difendendo sul fatto che il contratto non è mai stato esistente fin dall'inizio. E spesso si usa la consideration perché il concetto, diciamo, che è un pochino più, come dire, un po' più difficile da definire. Ovviamente se c'è uno scambio se c'è stato un pagamento o è definito un pagamento, è difficile, diciamo, utilizzare il fatto che non c'è consideration. Però se siamo in una zona dove la consideration può essere discussa,
Normalmente si tende a discuterlo perché è un modo per uscire, diciamo, da un'azione legale dove ti potresti mettere, dove potresti avere dei problemi. L'oggetto è una cosa successiva, nel senso, una volta che c'è offerta, accettazione, consideration e gli altri elementi, diciamo, tra virgolette, secondari, poi ovviamente sì, l'oggetto deve essere legale. Però è una cosa, a mio parere, secondaria. Prima viene la consideration e ci deve essere. E poi si può considerare il fine e l'obiettivo, diciamo, del contratto. Ovviamente se definiamo fine un po' più con una definizione un pochino più aperta, la consideration potrebbe essere inclusa nell'obiettivo del contratto, però non è esattamente così dal punto di vista inglese. Prima ci deve essere consideration e poi l'oggetto del contratto deve essere legale. Grazie. Ci chiedono un'altra domanda. Esiste nel diritto inglese il concetto di condizione sospensiva o risolutiva? Sì, in realtà dal punto di vista contrattuale queste condizioni sì, possono essere previste in un contratto. Sì, dal punto di vista di negoziazione del contratto, sì, alcune delle clausole, diciamo, che sono comunemente presenti nei contratti continentali, sono anche presenti nel contratto, diciamo, di diritto inglese, sì. E poi infine, che differenza c'è? C'è differenza tra nullità ed annullabilità del contratto? Allora, in Inghilterra si usa più comunemente il concetto di nullità, nel senso, è più probabile di difendere o di avere, diciamo, una strategia dicendo che il contratto non è mai esistito, quindi sostanzialmente che è nullo all'inizio. E annullare, avere un contratto annullabile successivamente a richiesta è una cosa che nel concetto del diritto inglese non esiste tantissimissimo. Cioè, o il contratto non esiste fin dall'inizio, oppure esiste. E il concetto, diciamo, di annullabilità è molto meno presente nel diritto inglese. Io non ho più nulla da aggiungere, quindi Claudio, ti ringrazio per la tua Anche a voi. disponibilità e ringrazio ovviamente tutti coloro che ci hanno seguito e che hanno partecipato al webinar di questa sera. Buona serata a tutti e grazie. Grazie a tutti, buonasera.